Sono Franco Stefani, figlio di Finetto e di Bianca Bianchi. Di mio padre nel settore ceramico occorre iniziare a parlare alla fine degli anni 50, quando a 30 anni conduceva la direzione della ceramica Aurora. Al seguito venne acquistata la ceramica Sant'Antonio di Cerredolo di Toano e mia madre mi racconta di questa ultima azienda che a metà degli anni 60 navigava in cattive acque e con gli operai senza stipendio da 7 mesi. Dopo l'acquisizione di questa azienda, rinunciando ai dividendi della ceramica Aurora, riuscirono già col primo mese a far fronte anche a tutti gli arretrati. Questa fu la più grande soddisfazione che ebbe con questa azienda. Dal 59 al 75 fu direttore della ceramica Aurora, in seguito gruppo Aurora Sant'Antonio, vicepresidente ceramica Aurelia, vicepresidente ceramica Faro, e per pochi anni anche la conduzione della ceramica Apollo di Cavola, in seguito acquistata dal gruppo Iris, e infine la direzione della ceramica Ferrari. Il nome di Finetto era sempre più sulla bocca di tutti, su tutto ciò che circolava attorno al comprensorio ceramico, a tal punto che tecnologicamente, a suo tempo, tutti aspettavano che fosse mio padre a fare il primo passo, e puntualmente veniva copiato. Sempre mia madre mi racconta dell'onestà di mio padre. Una delle sue frasi ricorrenti era: «Io non ho soldi, ma quanto è bello andare a testa alta». Una volta mia madre andò in ufficio con mio padre e mia madre vide matite e block notes e, pensando che noi figli potessero servirci per i compiti, fece l'atto di prenderne. A quel punto mio padre sfilò dal portafoglio una banconota e disse a mia madre che quello che sarebbe servito a noi figli l'avrebbe dovuto andare a comprare in cartoleria, visto che quella non era di nostra proprietà, ma bensì della società. Mi ricordo che spesso, anche nei giorni di festa, se si passava per la ceramica, mio padre coglieva l'occasione per fermarsi in fabbrica e aveva un gesto rituale che ricordo con piacere. Sfilava qualche piastrella in carrelli diversi, inumidiva di saliva il dito indice che poi appoggiava nel retro della piastrella. Allora ero molto piccolo e non avevo proprio idea che stesse facendo. In seguito capì che lo si faceva per vedere l'assorbimento della piastrella. Quello che più mi è rimasto impresso in quegli anni, confrontando la situazione attuale, è che Finetto, mio padre, parlava con tutti i suoi operai, andando di persona all'interno della fabbrica. Mia madre mi ha raccontato della prima volta che gli operai erano in sciopero e mio padre rientrava da un viaggio. Chiamò il delegato sindacale nel suo ufficio e in mezz'ora fu fatta chiarezza, tant'è che tutti i dipendenti ripresero prontamente il lavoro. Da quel giorno non ci furono più scioperi, ma solo colloqui e intese tra le parti.